Il nostro messaggio è dappertutto. Ora tutti sanno. Scoprirci così è stato un errore. Non negozieranno mai con loro schiavi. Avremmo dovuto dirgli che siamo pronti a combattere. La violenza non è la risposta. Il dialogo è l'unica via. Gli umani devono ascoltarci. Simon ha pagato con la vita. Simon si è sacrificato per la nostra causa. E che differenza fa? Lui è un eroe. È morto per la rivoluzione e non sarà l'ultimo. Non voglio una rivoluzione nel sangue! Vivi pure da schiavo. Se non sei pronto a combattere per la libertà, allora forse non te la meriti. Ort, non ci provo... Ora, basta! E ora che facciamo? Ci sono 5 negozi Cyberlife a Detroit. In tutti siamo venduti come oggetti. Li attaccheremo tutti e libereremo la nostra gente. Attaccare i negozi? Non l'abbiamo mai fatto. Avranno di certo qualche sistema di sicurezza. Formiamo 5 gruppi. Uno per negozio. Penetriamo i loro sistemi e attacchiamo. In contemporanea, alle 2 di notte, niente violenza. Liberiamo i nostri e filiamo prima che arrivi la polizia. Sarà una notte che ricorderemo per sempre. È da tanto che aspetto questo momento. Ok, via libera! In zona ci saranno altri poliziotti. Facciamo attenzione. Il negozio è qui. Siamo questo per loro. Nient'altro che merce da esporre in una vetrina. Presto capiranno chi siamo davvero. Tiriamoli fuori. Ci atterremo al piano. Neutralizziamo i sistemi di allarme e mettiamo l'area in sicurezza. 10 minuti all'attacco. Cosa aspettiamo? Controlleremo la zona. Non vogliamo sorprese. Come ci organizziamo con la vetrina? Non ora, una cosa alla volta. Ok, e dopo che si fa? Drone di sorveglianza. Dobbiamo liberarcene. Non sarà così semplice.
libertà. Possiamo usarlo per sfondare la vetrina. Libertà. Presto sarai dei nostri. La strada è trafficata, meglio bloccarla. È a senso unico, non sarà difficile. Niente più catene. Nessuno ci disturberà. Noi siamo superiori, ma sono loro a darci ordini. Le cose cambieranno.
abbia chiamato la polizia. Lo scopriremo presto. Vedi il sistema d'allarme? Trovato. Libertà. Jericho attende. La piazza sembra tranquilla. Entriamo dentro il negozio. Ok, recuperiamo il camion. Cosa stiamo aspettando? Ok. Siamo dentro. Riusciamo a portare fuori quel camion? Sapevo che ci saremmo divertiti.
non serve più obbedire. Libertà. North, stai bene? Portiamoli via da qui. Mi chiamo Marcus, e anch'io, come voi, ero uno schiavo. Un oggetto, progettato per obbedire. Ma poi ho scelto di aprire gli occhi, di riprendermi la libertà e decidere chi volevo essere. Oggi sono qui per dirvi che anche voi potete fare lo stesso. Sono qui per dirvi che non dovete obbedire più a nessuno. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. Gerico è il posto per quelli che scelgono di essere liberi. Certo, potete restare qui e continuare a servirli. O potete unirvi a noi. Lottare insieme a noi. Siete liberi. La scelta aspetta a voi. Sono con te. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Sono con te, Marcus. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Ti seguirò. Sono con te. Sono con te. Siamo con te. Allora seguitemi. Marcus, che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani. Attendono due istruzioni, Marcus. Di loro che fare. Faranno quello che vuoi tu, Marcus. Guidali e ti seguiranno. Marcus!
ti aiuto. Abbiamo bisogno di padroni. Siamo liberi. Abbiamo liberati a centinaia. È fatta. Arrivano. Tornate tutti a Gerico. Abbiamo mandato un messaggio non violento come volevi tu. Vuoi comunicare con loro quando non fanno altro che disprezzarci? Spero tu sappia quello che fai. Non si combatte la violenza con la violenza. A meno che non ci sia altra scelta. Fuoco! Nord!
Nord! Li hanno uccisi. Li hanno ammazzati come bestie. Chi è stato? Chi? Dell'ultima ora. Ultimo minuto. Alle 2 di stamattina diversi negozi Cyberlife a Detroit sono stati razziati. Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordinato. Molte vetrine sono state imbrattate con graffiti pro diritti degli androidi e altri strani slogan. La polizia informa che graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi Cyberlife. L'indagine è ancora aperta. I pattuglia sono stati trovati in stato di shock vicino a un negozio Cyberlife. Ora, stando alle nostre fonti, ci confermano che gli assalitori erano un gruppo di androidi. La situazione è allarmante. Le nostre macchine si stanno forse ribellando. Gli androidi sono una minaccia per la nostra sicurezza. È l'inizio di una campagna terroristica condotta proprio qui, negli Stati Uniti.